Buona domenica 20 ottobre. Proseguiamo con l'opera di alleggerimento della nostra presenza su questo pianeta. Un alleggime... alleggerimento che riguarda pregiudizi, economia, carico che imponiamo al pianeta stesso per ottemperare alla logica del profitto. E degli stili di vita consumistici. Tutto questo potrebbe sembrare retorica o qualcuno potrebbe interpretarlo come un modo abbastanza ingenuo di considerare una necessaria azione politica che abbia come punto di riferimento fondamentale la salvaguardia del pianeta e la tutela e la promozione del bene comune. Ebbene. Io credo che ognuno di noi, nel procedere la propria esistenza, possa fare esperienza di alleggerimento, di decrescita felice, come è stato coniato tanto tempo fa. Un modo di considerare l'economia all'insegna della decrescita felice, non dell'ossessione nevrotica di. Immaginare uno sviluppo e una crescita inarrestabili. La nostra cultura, la nostra politica prende in considerazione soltanto la crescita del PIL e questo ci porta a oscurare delle evidenze che sono sotto gli occhi di tutti. Quella sconsiderata crescita del PIL, soprattutto quando soggiace alla logica dell'economia di finanza, crea in generale ingiustizie condizioni di guerra, distruzione dell'ambiente nel quale noi viviamo. Sono considerazioni, in qualche modo, banali. Banali perché non c'è nessuna elucubrazione intellettuale da fare intorno a tutto questo, ma semplicemente basta guardarsi intorno, a partire dalla realtà della nostra vita quotidiana, al nostro modo di interpretare il successo. In queste riflessioni mattutine mi è capitato spesso il pensiero relativo al nostro modo di immaginare una vita felice e di successo, ebbene questo modo ha come suo punto fondamentale, anche se lo neghiamo a noi stessi, la carriera, la vittoria, sì, vincere, questo è il modo che ci riporta a una modalità esistenziale contrassegnata dalla sfida, dall'opposizione reciproca, non certo dal rispetto della diversità, costruendo un dialogo tra diversità che naturalmente sono e anche inevitabilmente caratterizzate dal fatto che ognuno ama tutelare e promuovere la propria diversità. Non ci si deve necessariamente integrare annullando le proprie specificità, anche perché quelle specificità ci portano a prendere in considerazione il fatto che quelle specificità che chiamiamo identità culturali personali sfuggono costantemente e il tempo che passa ci riporta alla condizione effimera della identità. Che è costantemente evolutiva e pertanto qualsiasi istanza identitaria, assolutizzante, di contrapposizione, di subordinazione a una identità astratta costruita furbescamente dalla logica dei consumi. Ebbene, quelle identità fissate da aspettative piuttosto desertificanti, la creatività dell'esistenza umana, ebbene, quell'identità. Fissate, sono un peso ingombrante rispetto alla possibilità che ognuno e ognuna di noi ha di vivere nella dimensione della vita comunitaria. Oggi è domenica, è giorno della festa, e dunque festeggiamo felicemente almeno l'intenzione, poi magari non ci riusciremo, il desiderio, di vivere un'esistenza leggera sgombrando il campo da qualsiasi forma di appropriazione e sostenendo con forza e passione una modalità di testimonianza nella quale dobbiamo fare i conti inevitabilmente con le nostre contraddizioni, con i nostri rancori, con le nostre rivalse, con le nostre delusioni, con i nostri... Sensi di inferiorità che oggi abbiamo addirittura imparato a interpretare sotto lecita anche di quella espressione linguistica inglese che è underdog. Gli sfigati. Gli sfigati vittime, quali e le quali gli underdog sono maschi e femmine, amano considerarsi sfigati e vittime, perché questa potrebbe essere la precondizione per generare un potere rivendicativo. E allora tutti gli altri paranoicamente vengono interpretati come insidiatori, insidiatrici delle nostre posizioni che con fatica abbiamo raggiunto, nonostante il nostro essere underdog. Il pianeta è ormai disseminato di underdog, i quali a fare i conti... Relativamente alle loro proprietà scopriamo che qualcuno di loro, particolarmente underdog e particolarmente capace di interpretare teatralmente il suo essere underdog, in realtà è stra ricco, è ricco e ha grandi poteri, certo i poteri della mondanità, quelli che a mio parere non servono assolutamente nulla, se non a fare sì che ognuno si sottometta all'idolatria del potere, del denaro, ma anche del vittimismo. Proviamo a pensarci un po'. Quante volte noi, subito un torto, ci sentiamo oggettivamente e plausibilmente vittime e a partire da lì intessiamo una rappresentazione teatrale di noi stessi. All'insegna del abbiamo sempre ragione, perché, avendo subito un torto, è chiaro che dobbiamo essere risarciti. È il risarcimento dovuto all'underdog di turno perché, secondo la vulgata popolare, si è stato escluso in quanto sfigato: e questo è il modo di procedere di quello che è stato definito. Il populismo autoritario, l'anarco-liberismo, di quelli che si sono fatti da soli, sono partiti dal basso, ma sono arrivati in alto. Vedete, l'ho già ricordato in qualche occasione: Uno su mille ce la fa, una canzone. Francamente non mi piace. Non mi piace perché io mi auguro che tutti i mille ce la facciano. E non ce ne sia uno solo da ammirare, a partire magari da una condizione apparentemente di svantaggio. Perché oggi lo svantaggio finisce per rivelarsi come una strategia sicuramente vincente, perché ognuno può autorappresentarsi e identificarsi con l'underdog di turno, se ce l'ha fatto. Ce l'ha fatta lui o lei, che è partito dal basso, posso farcela anch'io. E qual è dunque l'aspettativa relativamente al senso stesso dell'esistenza? Vincere, prevalere, essere superiori agli altri dopo che ti hanno considerato inferiore. Questo è il grande gioco delle illusioni. Di fronte al quale siamo chiamati a testimoniare una visione radicalmente diversa. Siamo tutti ugualmente fragili, tutti subiamo torti, ma infliggiamo torti anche al prossimo, perché non siamo perfetti, siamo peccatori. E quando ci disponiamo a redimerci rispetto ai nostri peccati, vogliamo essere ammirati, avere luoghi nei quali possiamo esprimere. La nostra superiorità derivata dal nostro darci da fare. Questo è il punto, guardate, che dovrebbe rappresentare un ingombro rispetto a una vita autenticamente ecologica, nella quale non ci sono vinti e vincitori, non ci sono torti subiti o inflitti, sì, ci sono anche colpe, peccati che ognuno ha finito per commettere. Ma allo stesso tempo potremmo anche essere rassicurati se viviamo in un contesto autenticamente capace di imprimere una svolta significativa che riguarda l'universalità dei diritti umani, indipendentemente dall'appartenenza geografica, religiosa, politica. Se siamo capaci di far questo, guardate, non c'è più bisogno di fare rincorse verso il potere. Lo dico questo perché. Ho l'impressione che anche nel cosiddetto mondo del volontariato associativo vi sia spesso questa rincorsa costante. Ho subito un torto, sono un marginale, dunque devo essere risarcito e non ho nessuna ragione per dovermi mettere in discussione. E certamente, ma naturalmente, il mettersi in discussione non riguarda. Soltanto chi ha subito il torto, ma anche con maggiore difficoltà chi il torto l'ha commesso e magari si ritiene di essere dalla parte del giusto, c'è anche questa condizione. Sono a posto, sono integerrimo moralmente, irreprensibile, ho giudicato gli altri, li ho trasformati in etichette, gente che viene considerata indisponibile alla fatica, sdraiati, i giovani sono sdraiati, ci sono gli alcolisti, i tossicomani, i depressi, i matti. Ebbene, tutti costoro, io che ho fatto così tanta fatica a essere normale, tutti costoro, e che addirittura chiedono risarcimento, tutti costoro sono anche disposto ad aiutarli, per carità, ma per carità, non mi si mette nella condizione di dovermi mettere in discussione. Ecco, questo a mio parere rappresenta un vulnus importantissimo che riguarda l'essenza stessa della testimonianza del club, nella quale facciamo esperienza di autoconversione nella reciprocità, mettendoci radicalmente in discussione e incidendo in maniera profonda e radicale rispetto alla cultura dominante. Proviamo a pensarci, possiamo anche condividerlo nel corso della prossima settimana nell'incontro dei club, cerchiamo di mettere in fila torti e ragioni, cerchiamo di fare in modo che lo sguardo reciproco sia carico d'amore, non di una sorta di carità priva di amore. Esiste anche una carità priva d'amore. Quando ti guardo con sufficienza, ti perdono, ma in quel perdono non faccio la fatica, incontrando te, che ho considerato fino a poco prima una persona sbagliata. Quello sguardo d'amore nella carità autentica fa sì che il tuo modo sbagliato che ho considerato essere l'essenza della tua esistenza mi riguarda profondamente e mi chiede conversione, cambiamento radicale di mentalità. Ecco che allora la vita comunitaria non diventa più un luogo di competizione, un tribunale giudicante, ma un luogo sereno nel quale possiamo fare anche dell'ironia sui nostri difetti. Vivere serenamente significa anche fare ironia sui nostri difetti, sulle nostre manchevolezze, sulle nostre presunzioni. E augurandovi una buona domenica a tutte e a tutti. Spero che questo impulso che abbiamo ricevuto da un titolo di un congresso dei club Liberare il futuro, sul quale stiamo ragionando ormai da mesi, continueremo a farlo anche nei mesi prossimi. Tra poco abbiamo anche. Eh, stiamo, stiamo per pubblicare. Ecco, tra poco pubblichiamo un libretto di riflessioni. Nulla di straordinario, eh? Ma. È frutto di un dialogo proprio intorno al tema di liberare il futuro relativamente alle ingiustizie, alle rese, al nostro arrendersi rispetto alla cultura dominante, alla necessità di essere non conformi, giustizia, amore, libertà, gratitudine, non ingratitudine, gratitudine. Ebbene. Cerchiamo di fare in modo, visto che poi il congresso dei Club di Assisi sarà sul tema della speranza, di non perdere di vista questo percorso di liberazione del futuro dalle impronte pesanti che noi imponiamo culturalmente e anche economicamente e materialmente a questo nostro pianeta. Una riflessione oggi un po' confusa, ma con l'augurio che possa rappresentare un piccolo seme che faccia germogliare in me stesso per primo una condizione di speranza autentica, la speranza autentica, la speranza vera, quella di una vita all'insegna, non come slogan, ma come realtà, dell'amore, della solidarietà, dell'amicizia. E del rispetto della diversità. Buona giornata a tutte e a tutti.